morte tra il 20 e il 21 luglio 1969 non ha altra pretesa che quella di essere, nei suoi evidenti limiti, un monumento. Raccoglie infatti i momenti più significativi di un prodigio. Per la prima volta un uomo ci ha parlato dalla Luna. Cominciò così. L'uomo, con la sua intelligenza laica, aveva messo un astro nel cielo. Iniziava l'epoca dello spazio. Si chiamava Sputnik. Ora quel piccolo globo di acciaio è già in un museo. L'uomo era entrato nello spazio. La via era aperta. Adesso tre astronauti, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, vanno a vedere com'è la Luna, la prima stazione dell'universo. Perché? Perché questo viaggio, ha detto von Braun, è inevitabile come il levare del sole. 11, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Perché milioni di occhi guardano fumetti? Sei un segno della nostra fede. A cosa serve questo volo che riempie di orgoglio e di sgomento l'attesa del mondo? A cosa serve un bambino che non ha? Risponde von Braun. Quest'impresa non allarga solo i nostri confini, allarga anche la nostra coscienza. Viaggiamo in nome della nostra civiltà, ma ci lasciamo dietro un mondo in cui si fanno ancora le guerre, in cui si muore ancora di fame. Non conosciamo ancora tutti i microbi che ci uccidono e tracciamo la mappa della superficie lunare. Tuttavia questo volo era nel nostro destino, ci aspettava da secoli e secoli. Perché? Perché la scienza ha stabilito che tutto nella natura non conosce soste, che tutto è trasformazione. Ora, se la creazione applica questo principio dalla più grande alla più piccola parte dell'universo, non è questo il segno che è lecito trasformare anche la nostra sorte attraverso un moto continuo della fantasia umana? Possiamo dire, ho visto sorgere la Terra, l'Apollo 11, che è entrato nell'orbita lunare. AOS, ecco, c'è stata acquisizione di segnale, è stato confermato, tutto è andato quindi alla perfezione per questa prima manovra. Tutto ok, ha ricevuto il go, via libera dalla Terra, gli astronauti hanno acceso nella faccia nascosta della Luna il loro motore, hanno frenato e sono adesso sull'orbita ellittica che era stata loro assegnata. Un po' d'aria infuocata che io preparerò e innalzerà rapidamente da questa terra, partire per il teatro. Il cielo come progetto. Balzo in alto dell'umanità intera per liberarci ciascuno di qualcosa. Siamo testimoni di questo approdo, un evento di cui si parlerà nei millenni. Alle 22.17 del 20 luglio 1969, mentre i fucili sparano in tre parti della Terra, è cominciata l'era lunare. Il LEM si posa in un punto del satellite che abbiamo voluto chiamare base della tranquillità. Aspettiamo di sentire dire che sono sulla Luna. Ecco, noi riceviamo che siete sulla Luna. Sono passati 11 minuti, 58 secondi dall'inizio della manovra, 2 ore, 7 minuti, 21 secondi dalla separazione dalla capsula madre, 4 giorni dal lancio di missili, di preparazioni per il primo uomo sulla Luna, forse migliaia e migliaia di anni da che l'uomo sogna di andare sulla Luna. Sono arrivati.